Gentili amici, vi proponiamo l'anteprima di due importanti interviste utili per comprendere il ruolo giocato dal Regno Unito nelle vicende storiche italiane, dall'unità fino alla Seconda Guerra Mondiale. Nel corso della conversazione di un'ora e mezza avuta con il nostro collaboratore Davide Rossi, Luciano Garibaldi, riconosciuta autorità riguardo alla conoscenza degli avvenimenti legati alle ultime ore di vita di Benito Mussolini, dimostra, attraverso testimonianze e prove raccolte in anni di lavoro, come la versione storica ufficiale dell'assassinio del Duce, la cosiddetta Vulgata, non regga se sottoposta ad un'attenta analisi dei fatti. La seconda intervista verte sulle ricerche che Enrico Montermini ha concluso per realizzare il suo ultimo libro, Perfido Albione, nel quale vengono sviscerate le trame d'oltremanica per assicurarsi un'Italia innocua e servile. Il 28 aprile 1945, poco dopo le 16, davanti alla Villa Belmonte, Giulino di Mezzera sul lago di Como, Benito Mussolini e Claretta Petacci vengono fucilati dal comandante partigiano Walter Audisio, conosciuto col nome di battaglia Colonnello Valerio. Questa almeno è la versione ufficiale di come andarono i fatti, quella, diciamo, che fu fornita dal Partito Comunista a distanza di molti anni dall'avvenimento stesso. Sappiamo oggi, grazie soprattutto al lavoro di storici come Luciano Garibaldi, che questa versione non corrisponde al vero. Troppe cose non tornano e in questa videointervista lo stesso Luciano Garibaldi ci spiegherà come andarono effettivamente le cose, chi assassinò materialmente il duce e la sua amante e soprattutto chi era il mandante, chi aveva l'interesse che questo assassinio si verificasse nel più breve tempo possibile. Quindi capiremo quali erano i segreti e le prove che furono fatti sparire in seguito all'assassinio. Garibaldi poi ci spiegherà una volta per tutte in cosa consiste il carteggio Mussolini-Churchill e che ruolo ha avuto nell'omicidio di Mussolini e della Petacci e infine ci spiegherà per la prima volta in esclusiva qual è stato il ruolo dei tedeschi e in particolare del generale Wolf, capo dell'SS in Italia, nella cattura e quindi anche nell'assassinio di Mussolini e della Petacci stessa. Nella seconda videointervista Enrico Montermini, che è un ricercatore storico indipendente, già autore del libro Mussolini e gli Illuminati, spiegherà, rivelandoci fatti, dati e notizie sconvolgenti, come gli inglesi e i servizi britannici da oltre un secolo condizionano tutte le vicende belliche, politiche ed economiche del nostro paese. Ci spiegherà come mai gli inglesi ci trattano come una colonia, ci trattano come un paese a sovranità limitata. E spiegherà perché il ruolo geopolitico in Medio Oriente dell'Italia non è tollerato dalla Gran Bretagna. Chi acquisterà entro il 28 febbraio 2019 l'intervista a Luciano Garibaldi riceverà anche l'accesso esclusivo all'intervento di Enrico Montermini. Una grande occasione dunque per informarsi e sostenere il canale Studio del Bianco. Grazie, buona visione. Iniziamo dai fondamentali proprio. Iniziamo quindi dal luogo dell'uccisione del Duce. In questa nostra indagine sulla cattura e l'assassinio di Mussolini, Certo. iniziamo dal capire se la vulgata ufficiale che vuole che l'uccisione sia avvenuta davanti al cancello di Villa Villa Belmonte in Belmonte. Giulino di Mezzegra Sì. e per mano del colonnello Valerio, Certo. cosiddetto, se questo ancora oggi, secondo lei, è corretto, se questa versione regge. È impossibile che sia la fucilazione sia avvenuta alle 16:20 dinanzi al cancello di Villa Belmonte. E questo per una serie di ragioni, tra cui le principali sono queste. La rigidità cadaverica, riscontrata alle 5 pomeridiane, al lato del caricamento del corpo di Mussolini e di Claretta sul camion diretto a Piazzale Loreto. Tra le varie testimonianze è da ricordare, da citare, quella del partigiano Roberto Remund, raccolta da Peter Tompkins e trasmessa in un celebre documentario televisivo di non molti anni fa, una diecina di anni fa. Remund ricorda che nel sollevare il cadavere di Mussolini era assolutamente rigido. È impossibile se fosse stato fucilato davanti al cancello di Villa Belmonte un'ora prima. Ora prima non poteva essere rigido. Se il cadavere era rigido, vuol dire che era stato fucilato almeno 10 ore prima, perché la rigidità cadaverica si sviluppa dopo quel numero di ore. Quindi quella lì è
è molto importante questo aspetto. La morte quindi era avvenuta molte ore prima, ovvero in mattinata. La seconda contraddizione clamorosa è quella che riguarda il racconto di Lia De Maria, la contadina in casa della quale erano stati condotti dal capitano Neri, Mussolini e Claretta, la quale dichiarò fin da subito che aveva preparato il pranzo di mezzogiorno per Mussolini e Claretta e che avevano mangiato polenta, latte, pane, salame, frutta. Bene, l'autopsia sul cadavere di Mussolini, perché sulla Petacci non fu fatta, condotta da Caio Mario Cattabeni, stabilì che Mussolini aveva lo stomaco vuoto, e questo è possibile, se è verosimile, se è stato ucciso nella mattinata, ma non nel pomeriggio, alle 5 del pomeriggio. È impossibile, alle 5 del pomeriggio, dopo quello che aveva mangiato, i resti del cibo sarebbero stati sicuramente trovati nello stomaco. Niente. Ma poi la cosa più clamorosa sono le contraddizioni incredibili in cui sono caduti i tre protagonisti della presunta fucilazione, che sono appunto Walter Odisio, famoso colonnello Valerio, che avrebbe sparato la raffica di mitra contro Mussolini, Michele Moretti Pietro, partigiano Michele Moretti Pietro, e Aldo Lampredi, Giulio Guido, è uno dei massimi esponenti del Comitato di Liberazione Nazionale e Corpo Volontari della Libertà. Allora, incominciamo da Walter Audisio. Walter Audisio, fin da pochi mesi dopo gli eventi, pubblicò a puntate sull'Unità, organo del Partito Comunista, il racconto della sua vicenda. E la cosa più clamorosa, più impressionante che scrisse in questo resoconto, poi trasformato in un libro, fu che di fronte all'ordine di fucilarlo, Mussolini sbavava dal terrore e mormorava tremante: ma signor colonnello, ma signor colonnello. Bene. Michele Moretti Pietro, molti anni dopo, intervistato dallo storico Giorgio Cavalleri nel libro Ombre sul lago, disse che Mussolini, di fronte al colonnello Valerio che gli pronunciava la condanna a morte, si mise sull'attenti e esclamò: viva l'Italia! Quindi non sbavava, non tremolava, niente. Gridò: viva l'Italia! Aldo Lampredi, Guido, braccio destro del colonnello Valerio, scrisse un memoriale che lasciò in eredità al Partito Comunista, a Cossutta in particolare, e che non venne mai pubblicato, ma guarda caso fu pubblicato dall'Unità nel 1996, cioè 50 anni dopo i fatti, proprio nel pieno delle polemiche che erano scaturite anche in seguito alla pubblicazione dei miei articoli sulla Notte, sul settimanale Noi, eccetera. E in questo memoriale che l'Unità pubblicò nel 96, raccontò che Mussolini, di fronte al mitra dei suoi giustizieri, si aprì la giacca e gridò: mirate al petto! Ecco, adesso mi sembra una follia che i tre protagonisti, presunti protagonisti della presunta fucilazione, raccontino tre cose che non vanno assolutamente d'accordo una con l'altra. Una cosa se sbavava e terrorizzato dal terrore, l'altra se dice viva l'Italia o dice sperate al petto, mettetevi d'accordo. Questo fa crollare assolutamente la Vulgata, insomma, quella che il grande De Felice definì la Vulgata. Perché anche lei, Claretta,
doveva tacere perché, come abbiamo visto e provato, sapeva tutto, era addirittura una consulente di Mussolini, non era soltanto la sua amante, era una consulente, era una donna intelligente, una donna che gli dava dei consigli, con la quale lui si sfogava, alla quale chiedeva suggerimenti, insomma, questo è fondamentale. Bisogna comprendere appunto questo fatto per capire come sono andati i fatti. Chi aveva invece un valido motivo per sopprimere anche lei è evidente: la Gran Bretagna. Allora, dopo appunto questi miei articoli, mi giunse una gradita sorpresa. Una lettera del professor Aldo Alessiani, noto medico giudiziario della magistratura di Roma, che mi inviò una copia del suo studio, durato anni e anni, proprio sulla fine di Mussolini. Faccio vedere alcune dei disegni che mi inviò in questa lettera, dove lui studiò esattamente le traiettorie dei proiettili, le entrate, le uscite, basandosi sulle fotografie che erano state scattate al corpo di Mussolini, sia sul lettino dell'autopsia e sia purtroppo a Piazzale Loreto, con tutto quello che ognuno sa che cosa accadde a Piazzale Loreto. Ecco. E in questo materiale che il professor Aldo Alessiani mi inviò fu accompagnato da una sua lettera che conservo non senza commozione, perché fu una bellissima lettera, datata Roma 9 giugno del 96, egregio Garibaldi, eccole buona parte della mia opera fatta con criteri scientifici esigenti e di impossibile contestazione da professionisti come me e veramente competenti in materia medico-legale. E poi conclude dicendo: questo studio, di cui mi mandò appunto le fotocopie di una centinaia di pagine, questo studio è mio figlio, forse nato troppo presto per il non comprendere di oggi, pervaso da faziosità, opportunismo, vigliaccheria, ma deve vivere. Lo affido alle sue mani, di uomo onesto, e qualora non se ne facesse niente, lo tenga e lo preservi, finché non cada in altre mani altrettanto affidabili e intelligenti. Dottor Garibaldi, lei sostiene da molti anni appunto che l'assassinio venne commesso da zurdi in inglese, quantomeno. Certo. E chi lo commise materialmente? Quale fu la dinamica? Abbiamo visto adesso che la dinamica ufficiale non regge alla prova dei fatti. Quale fu la dinamica reale? E io devo richiamare appunto a questa sua domanda breve ricordo dei miei rapporti con Bruno Giovanni Lonati, che è mancato 3 anni fa, fra l'altro. E dopo che erano usciti i miei articoli sulla notte, proprio, nel quale per la prima volta parlavo di pista inglese, dicevo Mussolini fu ucciso dagli inglesi, e mi telefonò il direttore della notte, Massimo Donelli, e mi disse: Luciano, ma tu hai fatto centro. Ma perché? Perché ho qui davanti a me il partigiano che uccise Mussolini. Per bacco. Era Bruno Giovanni Lonati. Aveva letto i miei articoli e si era accorso alla redazione della notte portando il suo libro che aveva appena terminato di scrivere, dove raccontava tutta la sua vicenda, e voleva che io lo leggessi. Naturalmente mi precipitai da Donelli, mi feci dare il libro, lo lessi con grande attenzione e purtroppo non trovai prove. Era scritto bene, c'era una logica, però non c'era la possibilità di trovare delle prove, per cui disse: non me la sento di dare il mio assenso a questo racconto. Niente,
Il racconto cosa diceva? Cosa diceva Lunardi? Il racconto diceva che naturalmente era stato lui, era Bruno Giovanni Lunardi con i suoi partigiani, due partigiani, tre partigiani che andavano, Bruno e Gino, si chiama Bruno, Gino e Lino, erano tre partigiani, su cui il nome di battaglia erano Bruno, Gino e Lino, che avevano, rispondendo a un appello rivolto loro da un agente inglese, che era appunto il capitano John, il cui nome era Capitano John, lo avrebbero seguito, l'avrebbero condotto in macchina, dove, verso Dongo, naturalmente, dove era stato catturato Mussolini, con il compito di uccidere Mussolini e la Petacci. Questo era l'ordine che aveva il capitano John. Per quale motivo gli inglesi tenevano così tanto a essere certi di essere loro ad eliminare Mussolini? Perché dovevano essere, prima di tutto, rientrare in possesso della documentazione che Mussolini aveva e portava con sé nelle famose borse contenente tutti questi segreti, e poi essere certi che non potesse essere interrogato da altri che non dovevano interrogarlo, per esempio gli americani, per esempio i giornalisti, la stampa, perché arrivavano giornalisti da tutto il mondo e volevano assolutamente parlare e interrogare Mussolini. Doveva essere evitato a tutti i costi un episodio del genere. Era infatti assolutamente da evitare che diventassero di pubblico dominio le manovre poste in atto da Mussolini in pieno accordo con Churchill per convincere Hitler a cessare la resistenza in Occidente, per puntare tutte le sue forze contro l'avanzata russa, cioè contro l'Unione Sovietica. Quindi Churchill praticamente complottava contro Stalin, e questo, insomma, è facilmente immaginabile quale sarebbe stata la reazione di Stalin se fosse venuto a conoscenza di una cosa di questo genere. Doveva essere assolutamente evitata, perché sempre Ricciotti Lazzero, di cui ho già accennato, con il suo Sacco d'Italia, è la fonte principale, grazie appunto alle lettere fotografate, lettere di Mussolini a Claretta Petacci, che venivano, prima di essere consegnate, venivano fotografate assolutamente dai tedeschi, poi imbustate, consegnate, però le fotografie consegnate a Wolf, naturalmente, al comandante. E le conversazioni telefoniche sempre tra Mussolini e Claretta, ma anche tra Mussolini e Hitler, venivano registrate tutte dai tedeschi. E naturalmente consegnate al comandante, a Wolf. Ecco, questa è un'altra importantissima lettera di Mussolini a Hitler, nella quale si legge: «Credete, Führer, il momento è propizio. Il ponte è gettato, ma è un ponte levatoio. Possono ancora abbassarlo. Io conosco le vostre reticenze, ma ritengo estremamente necessario rivedere la nostra linea di condotta. Ci costringe una necessità estrema. Abbiamo delle grandi possibilità, abbiamo delle armi formidabili in mano, voi le conoscete», e non parlava certo di armi da guerra, ma di armi scritte. Ecco, Churchill non solo le conosce, ma anche le teme. Datemi il vostro consenso, mettetemi in condizione di poter agire. Le mie relazioni con Churchill sono ancora oggi tali da poter escludere a priori delle difficoltà. Ora, queste frasi sono di un'importanza storica importantissima. Cioè, evidentemente Churchill faceva conto, puntava su Mussolini affinché convincesse Hitler a smettere la resistenza in Occidente per voltarsi esclusivamente contro l'Unione Sovietica. Quindi questo è nel momento in cui i russi cadevano a migliaia, milioni addirittura, contro l'esercito di Hitler, venire pugnalati in questo modo dal loro alleato era
assolutamente inconcepibile. Quindi non, questa, questo materiale non poteva assolutamente venire a conoscenza, doveva essere fatto sparire. Questo carteggio così delicato, questo carteggio che spinge gli inglesi ad essere certi che il duce muoia per loro mano, dove è finito? Che fine ha fatto? Allora, il carteggio, che tanto si chiama carteggio Mussolini-Churchill, ma non è esatto chiamarlo carteggio Mussolini-Churchill. Sembra che sia composto soltanto da uno scambio di lettere o di telefonate registrate tra Mussolini e Churchill. No, non è così. Il carteggio è una documentazione che riferisce su tutti gli incontri avvenuti nel corso della Repubblica Sociale Italiana tra Mussolini e agenti di Churchill, cioè personaggi inviati a parlare con lui da Churchill per concordare una linea comune che attenuasse la violenza della guerra, che arrivasse, appunto, come abbiamo visto, ad un accordo insieme con Hitler per fare un fronte comune all'avanzata, contro l'avanzata del comunismo verso l'Europa occidentale. Il carteggio originale, cioè quello che Mussolini portava con sé, finì sicuramente in mano subito degli inglesi e non certo del movimento partigiano. Ma di questo carteggio erano state fatte moltissime copie, fotocopie, e consegnate a personaggi e personalità di assoluta fedeltà nei confronti di Mussolini, dei quali Mussolini si fidava. Ebbene, non una di queste copie è saltata mai fuori, perché evidentemente anch'esse ritornarono a Churchill. Adesso invece vorrei fare alcune domande che riguardano il ruolo dei tedeschi, certo, in particolare del generale Wolf, ma non solo, non tanto ovviamente nell'assassinio di Mussolini, ma nella cattura di Mussolini. In particolare, appunto, chiarire il ruolo del generale Wolf, che lei ha conosciuto personalmente, come c'è, certo, che poco fa lo ha intervistato, certo, il generale Wolf, capo delle SS in Italia, quindi plenipotenziario di Himmler. E secondo lei, quando Wolf tratta la resa con Donovan, che, come lei ci ha detto poco fa, gli ha garantito non un'impunità piena, ma quantomeno la vita e una, sì, libertà abbastanza veloce, sì, e secondo lei è verosimile che in questa trattativa sia entrata anche l'impegno di Wolf a fare in modo che il duce finisse consegnato agli alleati? Io direi che, anche se la prova scritta di questo progetto, di questo impegno, non esiste, dovrebbe essere sufficiente leggere il celebre libro dello scrittore storico tedesco Erich Kuby, dal titolo Il tradimento tedesco, tradotto e pubblicato in Italia da Rizzoli nel 1983, per dedurne che sicuramente partì dal generale Wolf l'ordine di non proteggere il duce e lasciarlo nelle mani dei partigiani. E basta rileggersi la penosa risposta che Wolf diede a Erich Kuby, che gli chiedeva perché gli uomini della colonna Fallmayr non avessero fatto nulla per difendere il duce. La risposta di Wolf fu la seguente, va letta, va ricordata: poiché Mussolini non aveva rispettato la parola d'onore data a lui, Wolf, di non lasciare Garniano sul lago di Garda per recarsi a Milano, ed era partito per Milano il 18 aprile, è perfettamente giustificabile che i tedeschi non lo abbiano difeso a Dongo. Questa risposta veramente è penosa. Che vuol dire questo? Che la colonna di camion tedeschi doveva vendicarsi del fatto che Mussolini era andato a Milano senza avvertire Wolf? Ma non ha senso, è una stupidaggine. La risposta invece prova in realtà che l'ordine di non proteggere Mussolini ma lasciarlo nelle mani dei partigiani era stato veramente impartito da Wolf a Fallmayr, che, guarda caso, nessun giornalista storico riuscì mai ad individuare, a ripescare e a intervistare.
addirittura non trovarono neanche i suoi documenti originali, la carta d'identità, tant'è che secondo alcuni storici il suo vero nome era Schallmeier e non Fallmeier, e nemmeno Erich Kuby, grande giornalista tedesco, l'autore di questo libro importantissimo, non riuscì assolutamente a rintracciarlo e ad intervistarlo. Quindi questo dimostra che proprio era stata una trappola organizzata dall'alto proprio con preciso scopo di consegnare Mussolini a quelli che poi sarebbero stati i suoi esecutori. Questa è storia, questa è una pagina di storia, va riletta, va riscoperta assolutamente. Siamo con Enrico Montermini, ricercatore storico indipendente, firma nota anche del web, della rete, per chi si occupa di questi argomenti. Il suo precedente libro, penultimo libro, Mussolini e gli Illuminati, tratta della vicenda della messa in scena macabra di Piazzale Loreto, con Mussolini appeso testa in giù, e dà una lettura in chiave esoterica di questa, del teatro di Piazzale Loreto. Oggi però siamo qui con Enrico Montermini per parlare del suo ultimo libro, che è in uscita e che si intitola Perfida Albione. Enrico, ti prego di parlarci di questa tua ultima fatica. Sì, Perfida Albione tratta dei rapporti tra l'Italia e l'Inghilterra ai tempi del fascismo, con una premessa molto importante, che è come è nata l'Italia in funzione degli interessi geostrategici dell'Inghilterra. L'unità d'Italia si è raggiunta nel momento in cui si scavava il canale di Suez, che metteva in comunicazione l'Atlantico con l'Oceano Indiano attraverso il Mediterraneo. E l'Inghilterra, come sappiamo, occupò l'Egitto e si impadronì militarmente del canale di Suez, e l'Italia, nell'ambito di questo progetto, assumeva un ruolo geostrategico fondamentale. Sostanzialmente non si poteva per l'Inghilterra dominare le rotte del Mediterraneo avendo l'Italia come paese ostile. Mussolini e il suo capo di Stato Maggiore della Marina, che era l'ammiraglio Cavagnari, avevano sviluppato questi poderosi piani di riarmo navale che sono da mettere in rilievo appunto con il fatto che si voleva garantire l'accesso a queste fonti di petrolio via mare. Era previsto infatti la costruzione di un oleodotto che congiungesse Mosul con il Mediterraneo, probabilmente attraverso il porto francese di Tortouche. In quel periodo in cui l'oleodotto, in quel periodo necessario per costruire l'oleodotto, sarebbero utilizzati dei vagoni cisterna che avrebbero fatto avanti e indietro attraverso la rete ferroviaria francese della Siria. E quindi c'era la necessità non tanto da parte dell'Italia di sostenere una gara di riarmo navale con la Francia, che nel 34-35 non c'era, quanto piuttosto quello di garantirsi da un terzo incomodo in tutta questa faccenda, che era appunto l'Inghilterra, il governo inglese, che in tutte le maniere stava spalleggiando questi speculatori della City di Londra che cercavano di privare l'AGIP delle sue concessioni in Iraq per venderle poi a sua volta alla British Petroleum Company. E al culmine di questa crisi che si verifica l'incidente di Wal Wal era un fortino tenuto da truppe coloniali italiane in una terra di nessuno tra la colonia italiana della Somalia e l'impero abissino. Un bel giorno di dicembre, di fronte a questo fortino si presentano un migliaio di mercenari abissini comandati dal tenente colonnello Clifford del Royal Army, che guidò l'assalto delle truppe abissine contro i forti italiani. Io ho raccolto prove da parte di fonti diplomatiche americane, per esempio, dove si dice chiaramente che gli italiani stavano preparando piani di guerra con l'Etiopia, contro l'Etiopia,
prima ancora dell'incidente di Wall-Wall. E quando addirittura si verifica questo incidente, non si fa menzione né al fatto che gli aggrediti in quel caso eravamo noi italiani e nemmeno al fatto che al comando delle truppe abissine c'era un ufficiale in servizio dell'esercito inglese. Ma questo viene invece presentato all'opinione pubblica americana come la prova dei piani imperialisti di Mussolini. L'incidente di Wall-Wall viene esagerato da tutte le parti, dal Negus, cioè l'imperatore abissino Haile Selassie, che presenta la questione di fronte alla Società delle Nazioni, dall'Inghilterra, che trasforma una questione coloniale in una faccenda, in una crisi internazionale, o in una crisi europea, diciamo più esattamente, e quindi minacciando addirittura un conflitto armato con l'Italia. E viene esagerata anche dal governo italiano, che effettivamente nella persona di Mussolini e di alcuni suoi stretti collaboratori pensavano di poter strumentalizzare per arrivare non tanto alla conquista dell'intera Etiopia, quanto piuttosto a una ridefinizione dei confini coloniali tra l'Italia e l'Etiopia. Bisognava distruggere, bisognava annientare l'Italia, battere il fascismo e distruggere una volta per tutte la potenza navale italiana. Questo proprio è detto esplicitamente da Percy Loren nel 1940. Uno potrebbe anche aspettarsi che per l'emozione suscitata dalla guerra tra l'Inghilterra e l'Italia nel 40, Sir Percy Loren si sia lasciato andare a delle parole di rancore. In realtà già nel 1937, lo annota Galeazzo Ciano nel suo diario, diplomatici, uomini politici turchi avevano riferito ai diplomatici italiani che Sir Percy Loren, all'epoca ambasciatore ad Ankara, aveva detto loro che l'Inghilterra avrebbe battuto il fascismo, annientato l'Italia, colpendo per prima, non appena i suoi piani di riarmo fossero stati completati. E questo nel 1937. Ma il timore di una guerra preventiva da parte dell'Inghilterra fiora anche, per esempio, nei rapporti che l'ambasciatore italiano a Londra, il conte Dino Grandi, spediva a Ciano e a Mussolini. E, sono rapporti piuttosto espliciti quelli di Grandi. Quindi noi abbiamo... E sotto questa chiave di lettura che noi dobbiamo vedere tutta una serie di crisi nelle quali l'Italia fascista fu coinvolta nella seconda metà degli anni 30. La guerra d'Etiopia quindi fu una guerra per procura scatenata dall'Inghilterra con il preciso obiettivo di estromettere l'Acip dal mercato petrolifero del Medio Oriente. Alla fine del 1939 un giornale di Bogotà scrisse di una strana congiura delle barbette, così la chiamava. Le tre barbette che congiuravano contro Mussolini erano i gerarchi Grandi, Balbo e De Bono. Secondo quanto riportava questo articolo, il Quirinale, e in particolare Umberto II, stavano facendo sondaggi all'interno dei gerarchi del fascismo per cercare appunto di arrivare a una destituzione di Mussolini attraverso un voto del Gran Consiglio del Fascismo. Un'azione quindi che anticipava esattamente quella che sarebbe stata la fatidica riunione del 25 luglio del 1943. E non è l'unica fonte che noi abbiamo su queste manovre sotterranee del Quirinale. Abbiamo anche un'intervista di Umberto II, all'epoca il principe del Piemonte e successivamente re d'Italia dopo l'abdicazione di re Vittorio Emanuele III, nella quale Umberto II appunto racconta che erano stati fatti sondaggi da parte del ministro della Real Casa, Pietro Quarone, tra diversi gerarchi. Abbiamo quindi una conferma di questa congiura delle barbette di cui si parlava. In particolare, Pietro Quarone focalizzò la sua attenzione su Galeazzo Ciano, che era il genero di Mussolini e all'epoca era il ministro degli esteri. Dopo un corteggiamento durato diversi mesi, nel corso del quale il sovrano in persona cercò di legare a sé
con i vincoli più stretti che poteva Ciano, il genero di Mussolini fu avvicinato da Pietro Quarone il 14 marzo 1940 al Golf Club a Roma, e a Quarone gli disse che il sovrano desiderava appunto arrivare a un voto del gran, a una risoluzione del Gran Consiglio del Fascismo contraria all'entrata in guerra dell'Italia, contraria all'alleanza con la Germania e quindi alla defenestrazione di Mussolini. E per, rimanendo quanto ci ha confermato Umberto II, l'obiettivo era appunto quello, e fu riferito dal Duca Quarone a Ciano, di sostituire Mussolini con Ciano. C'è un appunto che io lasci molti anni fa sui diari di Ciano, al quale in un primo momento non prestai la dovuta attenzione. Ciano disse che ci fu un momento, precisamente nel 1939, in cui l'Inghilterra guardava con favore a un'occupazione italiana dei Balcani. Pensai che fosse una delle tante spacconate di Ciano. In realtà poi, mentre completavo le ricerche per il mio nuovo libro, ho scoperto che esiste un documento inglese del maggio del 1940 in cui si diceva che si dava per certo che l'Italia avrebbe attaccato la Jugoslavia e che in quel caso l'Inghilterra non sarebbe intervenuta per aiutare il suo alleato. Quindi quelle di Ciano non erano... Non era una vana millanteria, vi era un accordo sotto banco ed è provato nero su bianco dal documento inglese. E chiaramente se l'Italia avesse occupato la Jugoslavia ne sarebbe conseguito che per quella via la Wehrmacht non avrebbe più potuto scendere fino al Golfo Persico. Avrebbe potuto farlo forse attraverso l'Ungheria, la Romania e la Bulgaria, ma comunque la strada in parte era sbarrata per i tedeschi. Di fatto la frontiera militare orientale entrò in stato di fibrillazione alla fine di agosto del 1940 per ordine di Badoglio, che tirò fuori l'emergenza E, cioè i piani d'attacco della Jugoslavia. Si noti che fino a quel momento non erano stati presi in considerazione da parte degli uomini politici, dei vertici politici e militari italiani, l'ipotesi di conflitti armati nella regione balcanica. Vengono tirati fuori per la prima volta alla fine di agosto del 40. Noi però sappiamo che gli inglesi li davano per certi già nel maggio del 40 questi piani e anche la volontà di attuarli. E se non ci fu un conflitto tra l'Italia e la Jugoslavia in quel momento, fu perché intervenne il ministro degli esteri tedesco Ribbentrop, che ammonì pesantemente gli italiani in questo senso. E allora i vertici politici e militari del regime, probabilmente d'accordo con gli inglesi, ripiegarono sull'idea della campagna di Grecia. La campagna di Grecia era, dal punto di vista degli inglesi, quella che si chiama una diversione strategica. La diversione strategica, in termini militari, significa semplicemente dirottare truppe e mezzi su un nuovo fronte di guerra per costringere il nemico a fare altrettanto, quindi ad alleggerire la pressione sul teatro di guerra principale, che in quel momento era il confine desertico tra l'Italia e l'Egitto.